Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo book haul di aprile, maggio, giugno. So che sta uscendo in ritardissimo questo video e probabilmente anche il WAPA può uscire in ritardissimo, però vi spiego, avevo dei video preregistrati che avevo fatto per non lasciarvi scoperti senza video sul canale per il periodo della mia sessione estiva. Ovviamente li ho registrati man mano, ovviamente, che passavano i giorni. Che li ho fatti un mese fa, ovviamente, però quelli che potevo preregistrare li ho preregistrati e adesso questi li sto registrando appena finito un esame, sono le 8 di sera, me ne mancherà ancora uno di esame, però comunque voglio registrare comunque questi due video. E niente, partiamo subito, non fa niente che siamo ormai a fine luglio. Sti cazzi, sarò breve. Ecco un'altra premessa che volevo fare perché alcuni di questi ho già fatto la recensione, poi ve ne parlerò anche nel wrap up, quindi sarò molto breve e concisa. Così niente, ecco, così niente. Partiamo subito. Allora, il primo libro che ho comprato, spero sia il primo, non mi ricordo, sto andando un po' a ricordi. Comunque è La corte dei 6 spie di Sarah J. Maas. Trovate la recensione su nelle schede. Comunque è un libro che mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto. Ho dato 3 stelle su 5. Non è un libro perfetto, ma assolutamente godibile. Comunque ve ne parlerò nel wrap up, ma se volete delle informazioni più precise, cioè comunque la recensione, ripeto. Poi ci sono 3 thriller, ossia Altrimenti muore di James Patterson, Il silenzio del ghiaccio di Tess Gerritsen e poi I 5 cadaveri di Robert Prisna. Di questi 3 libri trovate una mini recensione in un video precedente che avevo fatto durante la quarantena, in particolar modo anche trovate il book talk del silenzio del ghiaccio. Quindi, se volete farvi spoiler o se avete letto quest'ultimo libro, potete trovare il book talk. Ripeto, ve ne parlerò comunque un pochino meglio in linea generale nel wrap up. Poi abbiamo 4 libri che ho dovuto leggere per l'esame di letteratura inglese. È andato benino, discretamente, poteva andare decisamente meglio, però mi accontento così, va bene, non fa niente. Di questi 4 libri poi ve ne parlerò più specificatamente in un altro video che in realtà all'inizio non volevo fare, però ci sto ripensando, ecco, ci sto decisamente ripensando. Va bene, comunque, allora, La principessa di D.H. Lawrence, un racconto lungo, veramente intenso e ho odiato la principessa, la protagonista, perché è una vera stronza. Quindi sì, ovviamente non vi dico niente, perché se questo è un book haul, esiste poi il wrap up e le recensioni per sapere bene le cose sui libri. Abbiamo Amy Foster di Joseph Conrad, che mi è piaciuto tantissimo, forse è uno dei miei preferiti tra questi 4 per letteratura inglese, forse il mio preferito tra questi 4. Poi abbiamo il libro che mi è piaciuto di meno, ma proprio di meno. Questo autore mi è qua, per fortuna che ho passato questo esame perché non voglio mai più studiare questo autore, veramente mi è ostico da una spina nel fianco. Sto parlando della Terra desolata di T.S. Eliot. Mi sta antipatico a morte. Che cosa ve lo dico a fare? Non ve lo voglio dire, infatti. Per ultimo, così chiudiamo questa parentesi di letteratura inglese, abbiamo Canti dell'innocenza e dell'esperienza di William Blake. E niente, questa in realtà è una raccolta di poesie di Blake con tanto di illustrazioni, perché Blake era anche un incisore, quindi lui incideva anche le sue canzoni, perché effettivamente erano canzoni, quindi questo mi è piaciuto forse un pochino di più rispetto a Elliot, che ho odiato. Comunque ve ne parlerò sempre in seguito. Poi non mi ricordo se questo libro l'avevo fatto già vedere nello scorso book haul, non mi ricordo, però comunque si tratta delle 8 montagne di Paolo Cognetti. Forse ve l'avevo fatto già vedere, forse, ma non mi ricordo, quindi così, proprio una cosa veloce. Così come i prossimi 2 libri. Non mi ricordo se ve li avevo fatti già vedere. Io proprio ho l'Alzheimer in questo momento.
tabula rasa il mio cervello, ho detto che ho appena fatto un esame, ma va bene. Ve li cito così anche molto velocemente. Il profumo delle foglie di tè di Dina Jefferies, di cui ho fatto già la recensione, quindi trovate comunque anche la recensione. E poi anche Vita migliore di Nicola P. Savic, che non mi ricordo neanche di avergli fatto vedere, non, veramente non mi ricordo, neanche l'ho letto ancora. Forse è per quello che l'ho eliminato. Poi, ultima compera di questi ultimi 3 mesi che mi sta facendo dannare, dannare. Cioè, io non ho parole, io boh, cioè, ok, cioè, tipo, no, vabbè. Capite lo sclero? Sto parlando del prequel di Hunger Games, ballata dell'Usignolo del Serpente di Susan Collins. Allora, io lo sto leggendo da, non lo so, forse 2 settimane. A parte che sto facendo gli esami, quindi ho già meno tempo per leggere. E in più sto leggendo un libro che non mi sta piacendo, quindi proprio la voglia di leggere alle stelle. Vabbè, comunque, siccome non ancora lo finisco, non posso neanche parlarvene nel wrap-up. Vi farò qualche accenno, forse ve lo accennerò, ma comunque sappiate che ci sarà una recensione appena finito di leggerlo, se mai lo finirò. Cioè, io ci conto a finirlo, però non so quando e non so come. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e fatemi sapere nei commenti quali sono stati i libri che voi avete comprato in questi mesi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!